Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un cantautore doc. È con noi Flavio Bonifacio. Ciao! Buongiorno a tutti, buongiorno Furio. Sono qui per rispondere a dei quesiti che non so bene quali saranno, rispondo di essere in grado di rispondere correttamente. Senti Flavio, intanto ben trovato. Allora, tu sei in promozione con una raccolta bellissima e oggi ci presenti un brano assolutamente favoloso, guarda, lo voglio proprio dire, una storia da poco, dai, portaci dentro questo bel brano. È una storia da poco, nasce come molte mie canzoni, da qualche riflessione, da qualche esperienza di vita e da delle riflessioni su quello che capita, quello che ci capita. È una delle cose che ci capita nella vita, che ci accomuna. Per esempio, accomuna te, a me e a tutti quelli che ti stanno seguendo, ti seguiranno, e che il tempo passa. No? Allora, questa canzone vuole fotografare una delle cose che succedono a chi, appunto, cerca di continuare a vivere la propria vita nel modo migliore possibile, tenendo poco conto di questo fatto. E quello che capita, può capitare, è che ci si può frequentare con persone che sono più giovani di te, no? Di te, di me, in generale. E allora ci sono delle cose che vengono un po' così, dei nodi che vengono a te. I nodi che vengono al pettine sono semplicemente il fatto che si sta bene anche con una persona più giovane che ti aiuta un po' a vivere, mentre tu, come dice la canzone, alla fine insegui e corri per riprendere il tuo tempo. Flavio, come inizi come cantautore? Quando e anche perché? Ma io, come dico spesso, ho incominciato a suonare la chitarra che avevo 14 anni. Forse la prima canzone l'ho fatta appunto in quell'epoca lì. Poi me la sono dimenticata e ho cominciato a cantare quando la mia fidanzata, allora convivente, se ne andò e mi lasciò una chitarra. E io con quella chitarra ho cominciato a suonare e poi ne ho comprate delle altre e poi mi è venuto, diciamo così, che intorno a questi episodi di apprendistato forzato, di musicista e di autore, diciamo che mi ha aiutato molto la musica, mi ha aiutato a superare anche dei momenti non molto felici, ma mettendo e parlandosi dentro a delle strofe di parole messe in musica, si superano anche dei momenti non felicissimi, diciamo che la musica ti può aiutare, scrivere ti può aiutare. Senti Flavio, come i social possono aiutare o interagire con il tuo modo di fare musica? Ci riescono? Io penso che ormai il modo di fruire sia della musica, ma anche nei rapporti personali, sia ormai come dire, standardizzato in tutto il mondo. Sono reduce da un viaggio e ho visto che comunque il telefono ce l'hanno tutti, indipendentemente dalla professione, dal genere, dall'età, e tutti viaggiano con un telefono attaccato all'orecchio. Vero, praticamente lo smartphone è diventato il prolungamento della mano. Senti Flavio, alla musica tu hai più dato oppure hai più preso? Ma io penso di avere dato, se di là c'è qualcuno, nel senso, se la musica fosse un soggetto pensante, ma la musica è un'entità astratta e direi che la musica mi ha dato di più di quello che io ho dato alla musica, anche se ritengo di aver scritto delle canzoni che sono sentibili e quindi anche posso, come hanno aiutato me, possono aiutare altri.
Io direi di ascoltarci una storia da poco. Ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e poi ci rivediamo per nuovi brani, d'accordo? Grazie, Giulio, molte grazie a voi tutti e dell'aiuto che mi state dando. Grazie a te. Grazie a te. Noi vi lasciamo a una storia da poco. Ciao! Mi racconta una piccola storia di una cosa da poco, di poco senso e fantasia, con negli occhi la noia. Provo a dirlo a memoria, c'era lei che era seria, si chiamava Maria, non fumava mai. Le piacevano i film, le piacevano i sogni, le piacevano gli uomini, e amava Giovanni, lei l'ha corta con gli anni, le piaceva così. Lo mangiava con gli occhi, le piaceva così, ma a Mary la serie diceva sempre così, così. Chissà che incontro domani, se uomini matti o uomini sani. Ora amava Giovanni, quello lungo con gli anni, le piaceva così. Allegro che sano, si lasciava un poco andare, l'ha incontrato domani e l'ha preso per mano. Lei l'ha detto a Giovanni che era lei che voleva, non era colpa degli anni, non aveva bevuto. Le piacevano i film, le piacevano i sogni, le piacevano gli uomini e lasciava Giovanni. Quello lungo di anni le piaceva così. Lo mangiava con gli occhi, le piaceva così. Era Mary e la serie diceva sempre ma sì, ma sì. Chissà che incontro domani, se uomini matti o uomini sani. Prima amava Giovanni, quello lungo con gli anni, che adesso dov'è? Corre dietro i suoi anni, corre dietro il suo tempo, per fermare i suoi sogni, ma Giovanni dov'è? Corre dietro i suoi anni, corre dietro il suo tempo, per fermare i suoi sogni, ma Giovanni dov'è?